Cesare Pietrangelo, vice sindaco di Isernia. Questa è la certezza già da oggi in questo primo consiglio comunale. Un suo commento appunto sull'esito di questo consesso, dove non è mancata, diciamo, qualche prima schermaglia, il caso Fantozzi e anche la questione giunta, dove pare manchi una donna. Relativamente al caso Fantozzi non so in tutta onestà che cosa dire, e c'è stata questa assenza, poi sarà lui stesso sicuramente a chiarire questa posizione, evidentemente forse anche per problemi personali o per altre cose, ma sarà lui stesso sicuramente a chiarire. Per quanto riguarda la giunta, abbiamo avuto dal consigliere Formichelli sicuramente alcune ulteriori delucidazioni, anche se si trattano di sentenze e a volte non fanno proprio giurisprudenza. Valuteremo anche questo in maniera tranquilla affinché tutti gli atti che la Giunta si appresterà a fare siano atti legittimi e non revocabili. Per quanto riguarda la mia nomina a vice sindaco, in tutta onestà sono stato colto un attimino di sorpresa qualche giorno fa quando il signor sindaco ha fatto questa comunicazione. È una cosa che mi gratifica, ne sono assolutamente onorato. Colgo l'occasione per ringraziare il signor sindaco e spero di poter ridare a lui e alla cittadinanza tutta la fiducia che lo stesso sindaco ha riposto in me. La componente Tedeschi ci sarà, che lei sappia o che lei creda, una rappresentanza in giunta anche per loro? E penso che su questa cosa la persona più titolata a dover rispondere sia in assoluto il sindaco, e a cui rimetteremo sicuramente tutte le decisioni, le faremo anche nostre, e quindi ogni decisione che il sindaco prenderà noi la sposeremo in pieno. Lei ha sempre detto: ho scelto Giacomo D'Apollonio a titolo personale, era la figura per me più indicata. I fatti, almeno a giudicare l'esito elettorale, le hanno dato sicuramente ragione, ma quanto pesava o quanto pesa ancora la componente Patriciello nelle sue scelte? Io in tutta onestà ho condiviso questa cosa anche con l'onorevole Patriciello, considerato il mio rapporto, che qui ci tengo a ribadire, di stima e di amicizia che abbiamo con l'onorevole Patriciello, il quale non ha assolutamente posto nessun tipo di condizione, ha semplicemente recepito il mio volere e devo dire ha condiviso pienamente questa scelta.